Torrente, tra i convocati non c'è Boulevardi. Che è successo? È successo che l'ultima partita ha preso un colpo a un ginocchio e gli dà fastidio e quindi rimane a casa. Della serie mai una soddisfazione? Dalla serie che sì, ultimamente purtroppo perdiamo sempre qualche elemento. Fantacci era reduce da infortuni, Malaccari reduce da infortuni, Bonini è in nazionale, Boulevardi non manca. Sì, diciamo, siamo un po' in allarme rosso? No, ma più che altro sono infortuni, a parte quello che era successo a Fantacci un mese fa, poi gli altri sono problemi, ecco. Migliorini. Sì, chi ha il ginocchio, chi ha la caviglia, non sono problemi, diciamo, a livello muscolare. Ma allenare questi giocatori o li fa fare il percorso di guerra? Sembrano tutti mezzo. No, tutte problematiche che purtroppo succedono, successe in partite, a parte Migliorini, che è successo in allenamento, poi tutti gli altri problemi che sono successi durante le gare. Ammetto le mie responsabilità, sono colpevole perché sono riuscito a spiare i vostri allenamenti senza farmi accorgere dagli addetti ai lavori, ma d'altra parte i cancelli dello stadio erano aperti, per cui nessuno mi ha detto che non puoi entrare. Detto questa, che è la premessa, ho visto una squadra molto cattiva, nel senso buono, agonisticamente cattiva, cioè ho visto tanto impegno. Abbiamo fatto una buona settimana a livello di concentrazione, di lavoro, c'è da parte dei ragazzi la voglia di ritornare alla vittoria, questo è un aspetto importante, tante volte poi mi ingannano perché soprattutto sugli certi elementi che durante la settimana li vedi in grandi condizioni, poi purtroppo in partita qualcuno poi non rende quello che fa vedere durante la settimana, ma questo ci può stare, però la squadra mi sembra concentrata, carica, ha tanta voglia di ritornare a questa vittoria. Tornerà Malaccari dal primo minuto? Penso di sì, ma Nicola sta meglio, ha una settimana più di lavoro, e penso proprio di sì, con l'assenza di Boulevardi sicuramente rientrerà lui. Mister, la Lucchese ha 17 punti in classifica, ma onestamente se guardiamo un po' il curriculum del campionato potrebbe averne avuti 22, perché fino al 90esimo vinceva Modena e fino al 90esimo vinceva, poi Modena ha perso, fino al 90esimo vinceva in casa col Teramo, poi ha pareggiato. Con questi 5 in più, punti in più sarebbe salita a 22. Io non faccio il conto della serva, ma voglio dire, la Lucchese è un avversario pericoloso, molto, che va sempre a fare gioco, attacca, e, insomma, è una squadra un po' rognosa. Ma come tutti in questo girone. Quindi è una squadra che è una squadra molto aggressiva, è una squadra dinamica, è una squadra che ha elementi davanti molto validi tecnicamente, quindi ci aspetta una partita difficile, però noi vogliamo tornare alla vittoria, come ho detto, farlo in casa davanti al nostro pubblico, faremo di tutto per vincere questa partita. Ci manca una vittoria per riprendere il nostro cammino, ci manca una scintilla, dobbiamo evitare gli errori commessi in queste partite, ma errori di concentrazione, errori nei dettagli, nella comunicazione, poi alla fine pareggiamo, perdiamo delle partite proprio per le piccole cose, quindi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, perché le prestazioni ci sono, ultimamente manca il risultato. Ma proprio per quello che dice lei. È come l'ultima partita a Imola, no? Le parate del nostro portiere nascono tutte da situazioni di palle inattive, respinte, poi tiri, il nostro portiere è stato bravo in diverse occasioni, ma lì ci vuole molta più attenzione, concentrazione, come era successo col Siena. Abbiamo preso un gol col Siena con una rimessa sbagliata noi in fase difensiva,
e sono i dettagli che fanno la differenza. Dove c'è equilibrio, gli episodi sono fondamentali poi per vincere o pareggiare, perdere le partite. Proprio mi riallaccio a quello che dicevi prima, poco fa, la risposta deve essere onesta, come sei sempre. Ti dà, da fuori, perlomeno da fuori, c'è la sensazione che questa squadra stia maturando e ha tutte le caratteristiche per essere una grande squadra, proprio perché gli mancano i dettagli, quelle piccole cose per fare il salto di qualità. Tu questa sensazione ce l'hai? Sì, io ho questa sensazione nella... le partite bisogna viverle e bisogna saperle leggere. A volte in campo i giocatori più esperti, che loro lo sanno, ma aspetto molto di più sotto questo aspetto, del capire i momenti della gara. È come sul 2-1 a Imola, la partita deve finire, la partita 3 minuti abbiamo subito un gol che si poteva evitare con un po' più di attenzione, concentrazione, un po' più di comunicazione. È su questo che dobbiamo migliorare, e questo poi ti dà la mentalità. Il Siena qui ha vinto una partita con un tiro e due calcio d'angoli, e quella è squadra matura, squadra che è esperta, che capisce i momenti della gara, che i momenti della gara non è che si può comandare sempre, no? Ci sono momenti che subisci, momenti che attacchi, momenti che c'è grande equilibrio, momenti che il dettaglio di una rimessa, di una punizione, di un calcio d'angolo in questa categoria fanno la differenza. È tutto lì. Verso una partita, faccio i racconti adesso, partita a Pesaro con mezzo cross, c'è stato un errore e perdi la partita. Magari noi abbiamo pareggiato una partita a Terno su un calcio d'angolo. Qui dobbiamo migliorare e creare una mentalità diciamo positiva. Il fatto che giocano a Roma con sto trequartista dietro le punte, quanto ci dà fastidio? Ma fastidio no, perché lì abbiamo il nostro play, quindi il discorso che loro non danno punti di riferimento davanti, cioè sono tre giocatori che dinamici, nel senso che Fedado lo vedi un po' dappertutto, anche l'altra punta. Semprini si muove anche lui in ampiezza, si muove Belloni uguale, un trequartista dinamico, un trequartista che ha qualità, e anche lui è uno che si butta sull'esterno centralmente, quindi i tre davanti non danno punti di riferimento. Tatticamente è possibile, c'è il rischio è una parola grossa, che il loro trequartista tiri fuori uno dei nostri due centrali in difesa? Questo vediamo, però noi davanti alla difesa ci abbiamo lo schermo, ci abbiamo un play, quindi poi dipende dove si muove il trequartista, se si muove sull'esterno, se si muove centralmente, se si abbassa, però noi abbiamo preparato la partita, ma voglio vincere sempre, voglio vincere sempre, però purtroppo ci sono anche gli avversari e noi, ripeto, dobbiamo migliorare in queste cose qui, nella gestione della partita, che non ci ha permesso di vincere partite o pareggiare delle partite proprio per scarsa comunicazione, dettagli su calci da fermo, sotto questo aspetto sicuramente possiamo far meglio.